Sempre come uno diventa dipendente da una sostanza chimica oppure dalle tante dipendenze non chimiche. E nell'incontro precedente abbiamo analizzato proprio le tappe, abbiamo visto che si tratta di un percorso e quindi se stiamo attenti vediamo qualcuna di quelle tappe e allora possiamo in qualche modo chiederci come aiutare chi sta percorrendo una strada verso la dipendenza. Però io credo che bisogna anche chiederci, ma come si fa a non diventare dipendenti? Insomma, andiamo sempre ad analizzare la condizione che porta in qualche modo ad una storia da non seguire, ad una storia che noi riteniamo negativa. Insomma, perché non impariamo qualcosa anche da tutti quei giovani, da tutte quelle persone che vivono una libertà che non sarà enorme, ma che li fa sentire uomini, li fa sentire in qualche modo capaci di poter fare delle scelte, magari di sbagliare, perché la libertà è anche la libertà di errare, di sbagliare, ma ci si sente protagonisti, mentre il dipendente è qualcuno che si sente attaccato come un appendice che dipende da qualcosa. E pensate, nemmeno da un altro uomo, ma da una sostanza chimica o da un video. Allora, come si fa a non diventare dipendenti? E qui c'è dentro la storia di tante persone, la storia di tanti vicini di casa, perché poi le cronache vanno sempre a vedere i fatti sconvolgenti. E quante storie che invece non sconvolgono, ma che casomai dovrebbero essere esemplari e di cui non ci occupiamo affatto. Io credo che la prima caratteristica per non diventare dipendenti è la voglia di essere normali. Questa parola, normale, oggi fa paura, perché si ritiene che voglia dire banale. E io me ne accorgo qualche volta, perché voi lo sapete, mi occupo di persone malate, dei miei matti, è un termine molto affettuoso per me. E se io dico ad una persona, ma sa, io adesso che la conosco posso proprio dire che lei è normale, ma non sono contenti. Insomma, perlomeno strani, perlomeno qualche cosa deve esserci fuori dalla norma, perché altrimenti sembra che li abbiamo definiti banali. No, la normalità. La normalità vuol dire vivere la propria storia, tenendo conto di come si è e dell'ambiente in cui si vive. È chiaro che la vita di ciascuno di noi dipende da come siamo fatti anche fisicamente e da dove siamo. E se siamo a Roma e non in Patagonia, la vita e la nostra storia è diversa. Se non viviamo nel deserto, ma viviamo in una metropoli, è chiaro che i nostri movimenti, le nostre esperienze saranno diversi. Una vita normale significa inserirsi serenamente nell'ambiente in cui si vive. Non è facile, perché l'ambiente ha un suo movimento, ha una sua corsa, qualche volta sembra una corsa folle, però bisogna non farsi prendere dentro, bisogna riuscire a stabilire una relazione che non sconvolga anche ciascuno di noi. Ma insomma, la parola normalità, la parola serenità, la parola tranquillità non si usano più. Nessuno chiede ad un altro, ma sei stato tranquillo ieri?
No, tutti chiedono, ma che cosa hai fatto ieri? Il che vuol dire che quale esperienza straordinaria mi racconti? Perché se dici che sei stato seduto a leggere un libro, o magari a sentire la storia, mi riferisco ai nipoti, raccontata dal tuo nonno che non le vogliono più sapere. Insomma, qualche cosa che sia tranquillo. Questo non ha forza, insomma. Anzi, sembra indicare una qualità poco significativa. Allora, c'è un vocabolario che dovrebbe essere continuamente sottolineato e che aiuta a non essere dipendenti. Insomma, sono le parole della serenità. E facciamo un'analisi di due parole. Se tu che mi ascolti sei più interessato alla felicità rispetto alla gioia, beh, già questo significa che c'è qualche tendenza per fare esperienze straordinarie invece che rendere straordinaria tutta la vita. Perché la felicità è una risposta acuta ad uno stimolo e quando finisce lo stimolo termina quella sensazione, quella condizione di benessere o di bendessere. Ma è qualcosa che passa, è qualcosa di transitorio. Pensa che bella la gioia. La gioia invece è qualcosa di continuo, è uno stato. E si può persino dire, sai, ho pianto di gioia. Sembra una contraddizione, non lo è. Non, è una contraddizione se uno dicesse è felice ma piange. No, non è possibile, perché la felicità è una condizione acuta, è da paragonare ad una specie di apice, ad una specie di godimento, di piacere. Usiamo anche questo termine, ad un orgasmo. Poi passa, dura poco. Allora tutti vogliono essere felici. La felicità che si lega ad aver acquistato un nuovo paio di scarpe, la felicità perché si è fatto un viaggio e non importa se attraverso una marea di gente o in una autostrada che è stata immobilizzata per ore, aveva il senso di qualche cosa di straordinario. La gioia, la serenità, la gioia. Vedete, a me pare, ma sono vecchio, a me pare che sia difficile essere felici se vicino a te hai uno che sta male. Mi sembra che la felicità sia una sorta di ingiustizia, che non tiene conto dell'altro, come se fosse un vissuto, un'esperienza dell'ego, dell'io, solo tua. La gioia invece è compatibile. È compatibile con l'altro, si tiene conto di quello che pensa anche lui, anzi c'è un rimando quasi affettivo, cioè insomma non c'è solo il singolo ma c'è una rete e allora ognuno di noi fa parte di una rete e se si muove un nodo poi quei nodi si muovono tutti e quindi si rimanda ad un altro. La voglia di gioia. E poi, scusate, oltre alla vostra scelta tra felicità e gioia, amate più le emozioni oppure invece amate i sentimenti, che sono i legami con un'altra persona? Le emozioni, anche queste, sono risposte immediate. Se voi su uno schermo buttate una macchia di sangue, subito c'è un'emozione. Tirate via la macchia, l'emozione finisce. Il sentimento, il legame è diverso. Se voi volete bene a vostra moglie, a vostro figlio, alla vostra ragazza, anche se non c'è, la pensate. In sostanza vi sentite legate anche nell'assenza. Allora ecco che l'assenza è persino una condizione di legame. Ecco, ho voluto incominciare a indicarvi che c'è un dizionario piccolo, forse formato di 10-15 parole, che però indica la voglia di una vita normale
E io penso ai trattati di Seneca, il De Tranquillitate, sulla vecchiaia, il De Senectute, insomma la voglia di fare una vita tranquilla, perché dentro la tranquillità non c'è spazio per la dipendenza. Segnarvi un'altra parola. Anche questa è una parola che sembra oggi aver perso di forza. Speranza. Speranza. Sapete qual è il termine che l'ha sostituita? Rischio. Il rischio è qualcosa che sembra eccitare, ecco, eccitare le emozioni. La speranza significa riuscire a vedere nel futuro, significa riuscire a vedere ciò che non c'è, addirittura come noi potremmo essere ma non siamo, ma non perché lo diventeremo assumendo una sostanza, ma perché faremo un progetto di cambiamento di quelli leggeri, di quelli che hanno bisogno del tempo, di cui è possibile anche accorgersi se magari è un sentiero troppo stretto e allora si va un po' avanti, poi si va indietro e poi si riprende a camminare. Come quando si va in montagna, magari si prende un sentiero che non è quello dritto, ma allora si comincia a pensare e si torna indietro e poi prima o dopo si arriva. La speranza non è qualcosa che consola, dicendo quello che non hai oggi lo immagini nel futuro, ma questa è una illusione. No, la speranza poi è la speranza in te stesso, certo anche nell'ambiente intorno. Speriamo che i tempi cambino, speriamo che ci siano condizioni più favorevoli per il mondo giovanile, speriamo che non ci sia la paura per gli adulti di perdere il posto di lavoro. Insomma, dipende anche da tutta la società, ma dipende anche da te. Non ti butti allo sbaraglio. Pensate, adesso una delle sensazioni, dei rischi che più vengono usati è quello di attaccare le proprie caviglie ad una fune e poi buttarsi nel vuoto, calcolando naturalmente la distanza della fune per fermarsi proprio a pochi centimetri da terra. Ecco le prove di coraggio, che insomma sostituiscono quelle per cui una volta si tentava di attraversare di corsa un binario per sfiorare il treno che appunto passava di lì nello stesso momento. Ecco, la speranza. Se non sapete che cos'è la speranza, bisogna che ci sediamo e ne parliamo, perché è importante.
un'altra dimensione della nostra esistenza che è una specie di strumento di bordo per camminare nel mondo. Voi sapete, le imbarcazioni hanno bisogno degli strumenti di bordo, non solo perché vi indicano la direzione, se siete a nord, a sud, ma anche perché vi dicono la profondità. Insomma, sono quegli strumenti che non vi assicurano la certezza di fare una traversata serena, ma perlomeno vi danno dei rimandi, vi danno dei suggerimenti. Lo strumento di bordo che è essenziale per ciascuno, giovane o vecchio, si chiama senso di colpa. Lo so, voi questa non ve l'aspettate, perché ormai noi psicologi, psichiatri, abbiamo fatto una guerra da anni al senso di colpa e abbiamo detto che bisogna essere liberi, per carità, che non si ritorni a parlare di peccato, bisogna che ognuno faccia le proprie esperienze. Il senso di colpa non è il peccato, il senso di colpa è uno strumento che ti dice stai attento, perché stai comportandoti in un modo che non corrisponde ai principi che hai sempre applicato. Il senso di colpa è la testimonianza che esiste una coscienza, e la coscienza è la convinzione che bisogna certe cose farle sempre e certe cose non farle mai. È chiaro? Certe cose si devono fare sempre, certe altre non si devono fare mai. E vedete che io non vi sto qui a dire quali sono da fare e quali non da fare. Dico semplicemente che se manca questo principio generale, non ci sono strumenti di bordo all'interno della vostra vita. E quindi andrete di qua e di là senza sapere se sbatterete contro uno scoglio. È bello perché il senso di colpa mi ricorda molto le case del faro. Il faro che si trova lungo le coste, in particolare del nord, la Scozia, l'Irlanda, sono coste frastagliate e guai se non ci fosse il faro. C'è una narrativa bellissima sull'uomo del faro. Ebbene, ecco, sono quella luce che pulsa e ti dice stai attento, perché se vieni ancora un po' più in qua puoi sbattere contro la roccia e quindi puoi precipitare. Allora certe cose le dovete fare sempre e certe non le dovete fare mai. Questo è il principio generale di ogni esistenza. E quando fate le cose che non dovreste fare, e non sto io, vi ripeto, a dire quali, non sono né un moralista né uno che si occupa di educare delle società. Magari mi occupo di individui, e quindi per quel ragazzo o per quell'uomo lo posso dire. Ebbene, quando fate cose che non dovreste fare, allora sentite il senso di colpa. Ripeto, non è che il senso di colpa vi debba portare sul rogo. Il senso di colpa è semplicemente uno strumento di attenzione. E senza il senso di colpa si arriva a quella che noi chiamiamo al comportamento legato alla circostanza. Vuol dire che si può sempre fare tutto, dipende solo da quando e da come. Dice, ma rubare non si deve fare mai. Così la penso io, non importa la quantità, perché è un atteggiamento, è una modalità di essere. Ma invece la circostanza dice, piano, puoi rubare, ma solo poco, solo se non ti vedono, solo se... No, no. In questo caso scompare il senso di colpa, scompare ogni etica, ogni morale, ogni sorta di principi che devono invece guidarci. L'uomo senza principi. E qui appunto è chiaro che finché domina il termine bisogna essere flessibile, finché domina le condizioni per cui se quello è fedele,
fedele ai propri figli, fedele alla propria moglie. Sapete, quando uno, come nel mio caso, è sposato da 43 anni, con la stessa donna, nel migliore dei casi pensano che io sia impotente. Ma non è vero, perché non si tollera che ci sia la coerenza. Non si tollera che ci sia una storia che può rinascere dopo tanti anni, che ha gli alti e bassi, ma che è una storia con capitoli sempre nuovi, mentre ci sono tanti miei colleghi alla mia età che hanno tante storie che durano pochi mesi e non tollerano che ci sia invece una storia con tanti capitoli. Ecco, se siete senza principi, allora è possibile anche andare in cerca del rischio, dell'esperienza, dire perché non provare. Se non avete i principi, allora pensate. Potreste pensare e immaginare persino che c'è il diritto a drogarsi per fare qualcosa di nuovo. Lo avete capito? Io vorrei che ci fosse il diritto a non drogarsi, di nessun tipo, chimica o non chimica, ma vorrei che ogni persona, ogni giovane, ogni adulto, ogni vecchio, potesse raggiungere quella serenità, quel senso di soddisfazione, di stare al mondo e quindi e di vivere così, dentro la normalità, e che potesse risolvere i propri problemi senza ricorrere a nessuna dipendenza.